A volte si fa veramente fatica a scrivere gli aforismi, invece a volte vengono con una libertà. Questo piccolo libro, che appena l'ho presentato a Gerardo, perché ripeto, gli editori a volte ti fanno aspettare 9 anni per pubblicare un libro, lui me l'ha pubblicato in un mese, perché si vede che gli piaceva questa piccola cosa, e l'ho scritto tutto in un viaggio in treno, durato 4 ore. Ho cominciato a farmi queste domande, infatti sono dove volano gli occhi, domande per giovani filosofi. Sapere tutto è un inganno? Sono tutte domande, eh? Saprò mai trovare ciò che non esiste? Il sogno che non ricordi è tuo? Esistono domande senza destino? Piange il prato senza denti? La zebra conosce l'odore del coccodrillo? Esisteranno altri inizi? Le giraffe amano i frutti bassi? Sapete che le mosche hanno figli? Il grande sogno dello squalo è di mangiarsi? Sono tutte domande così apparentemente, però anche magari spiazzanti.